Siamo qua con l'architetto Matteo Robiglio di Tra Architettura Condivisa, che oggi nell'ambito del Remtec ha presentato insieme a Golder Associates una pubblicazione frutto di uno studio sul tema bonifiche e rigenerazione urbana. Chiediamo a Matteo di spiegarci brevemente come è nata questa idea dello studio e quali sono gli obiettivi specifici. Allora, lo studio è nato come nascono molte cose un po' per caso, dal trovarsi insieme in gruppi di lavoro e condividere una insoddisfazione per un approccio urbanistico che spesso dà per scontato che qualcuno bonificherà il sito e che quindi il sito si riceve come se fosse libero da vincoli precedenti, e dall'altra parte un approccio alla bonifica spesso che ha un mandato di bonificare tout court senza guardare le funzioni successive. Fatto che è diventato particolarmente critico nel momento in cui la crisi dei valori immobiliari spesso ci mette in situazioni in cui, a seconda dell'approccio che adattiamo per la bonifica e delle funzioni che insediamo, i valori possono non tornare. Cioè, vuole dire concretamente che il costo di bonifica potrebbe essere superiore al valore immobiliare dell'area. Abbiamo cominciato quindi a farci delle domande molto semplici: come si poteva legare, integrare maggiormente progettazione urbanistica e progettazione della bonifica, come si poteva disegnare, immaginare processi di trasformazione che includessero i cittadini nella definizione degli obiettivi stakeholders, i portatori di interessi, le comunità locali nella definizione degli obiettivi della bonifica, ma siccome non sono chimici, non sono fisici, non sono medici, certo, nella definizione degli obiettivi del futuro dell'area, dai quali poi, in base ai quali si determinano gli obiettivi della bonifica. Abbiamo poi scelto di condividere gli interrogativi che ci stavamo ponendo, che erano basati sulla nostra esperienza, con tutta una serie di attori con cui avevamo avuto a che fare, che sono le voci narranti del libro, che sono attori dell'amministrazione pubblica, investitori, operatori immobiliari, costruttori, comitati di cittadini, attivisti di quartiere, amministratori sia in forma politica che in forma tecnica, in modo da avere un ritratto a più voci di questo nodo e di lanciare una sfida, insomma, quella di arrivare a un approccio più integrato e più adattivo al recupero dei siti industriali dismessi. Grazie Matteo, e buon lavoro e auguri per la tua posizione. Grazie a te. Ciao.